Ciao a tutti, in questo video mostrerò come è possibile realizzare un 3D di un'area utilizzando il plugin QGIS2.3.js. Il plugin è possibile scaricarlo qui andando nel repository QGIS2.3.js, questo qui, e una volta scaricato basta installarlo. E quindi sarà possibile poi utilizzarlo. Per determinare il 3D di quest'area, che sarà un'area che va praticamente da Caposilipo fino a Nisida, utilizzeremo il DTM e il DSM di quest'area che abbiamo, che è possibile prelevare dal sito della città metropolitana di Napoli. In particolare andremo anche a non solo a realizzare un semplice 3D dell'area, ma andremo anche a popolare l'area con i poligoni 3D dell'edificato. Allora, come primo passo scaricano insomma quelli che sono i fogli e la carta tecnica regionale su di sé per municipalità prelevabile dal sito del comune di Napoli e tramite poi un semplice comando di unione è possibile passare da questi due distinti shapefile, che è il formato in cui andiamo a scaricarlo, a un unico shapefile che è l'unione di entrambi. Poi con delle semplici query sugli attributi ho estratto sia l'edificato che poi la linea di costa che è riportata come CAM. A questo punto quindi ho praticamente questi due differenti shape di tipo lineare in cui c'è appunto la linea di costa e l'edificato selezionato, e con un semplice comando di conversione da linea a poligono ho ottenuto poi quello che è l'edificato dell'area in esame. A questo punto, per poter aggiungere quella che è l'altezza dell'edificio, che qui come vedete non è presente soltanto la superficie dell'edificio, dobbiamo fare insomma delle operazioni un pochino più tra virgolette noiose, che però ci consentiranno poi di ottenere il risultato che stiamo cercando. In particolare, utilizzando il plugin Real Centroid, selezionando edificato, è possibile poi ottenere i centroidi reali dei poligoni. Perché reali dei poligoni? Perché il centroide praticamente si può dire che è il baricentro di un poligono qualsiasi esso sia. Ora, se abbiamo un poligono AU, ad esempio come questo qui che vediamo selezionato adesso in giallo, il centroide molto probabilmente cadrà all'esterno dell'area della superficie dell'impianta del poligono. Il centroide reale invece è comunque un punto che ricade sempre all'interno della superficie del poligono. Perché ci serve questo tipo di informazione? Perché noi andando a prelevare quelli che sono, a individuare quelli che sono i real centroids, con un'operazione di buffer, che come potete vedere questi sono i real centroid di tutto l'edificato che abbiamo considerato qui nell'estrapolazione appunto dalla CTR. Successivamente andiamo a fare appunto una bufferizzazione di questi centroidi, perché dobbiamo poi andare a estrarre tramite il Zonal Statistic Tool quelle che sono le quote.
Le quote le andiamo a estrarre però non dal DTM o dal DSM, ma bensì le andiamo a estrarre dal DEM, differenza tra DTM e DSM. Questo perché? Perché a noi interessa soltanto la differenza in altezza tra suolo e che si ottiene quindi con che il suolo otteniamo dal DTM, il Digital Terrain Model, e il costruito più la vegetazione che si ottiene dal DSM, il Digital Surface Model. Quindi la differenza tra questi due modelli ci dà soltanto quella che è l'elevazione sia dell'edificato che della vegetazione. E siccome a noi poi interessa appunto l'altezza dell'edificio, con l'operazione di Real Centroid e con l'operazione che farò vedere dopo sulle statistiche zonali, andremo a ottenere la precisa altezza dell'edificio. Quindi innanzitutto andiamo a creare questo DEM di differenza tramite il raster calculator. L'operazione è molto semplice. Con un doppio clic si aggiunge qui nell'area dell'espressione il DSM. Con un altro doppio clic andiamo ad aggiungere a questo punto quello che è il DTM e basta poi andare a dire dove deve essere salvato il risultato e premere poi OK. È importante vedere che nel momento in cui abbiamo inserito l'espressione, il raster calculator ci dice che questa espressione è valida. Mettiamo ad esempio un qualcosa di differente, uno 0 così a caso, l'espressione risulta essere non valida. Questa operazione io già l'avevo fatta in precedenza e il risultato che ho ottenuto è praticamente, andando a spegnere Google Satellite, è praticamente questa qui, che è appunto la differenza tra il DTM e il DSM. Guardate adesso la differenza che c'è tra questa differenza e ad esempio il DTM oppure il DSM. Quindi, grazie alle operazioni che abbiamo appena effettuato, abbiamo quindi ottenuto questo DTM di differenza che ci servirà poi come dato base per andare a effettuare le operazioni che vedremo tra poco. Allora, l'operazione che andremo a effettuare praticamente abbiamo detto che è quella delle statistiche zonali, quindi andando a estrarre in questo caso dal DSM-DTM, così l'ho chiamato il raster di risultato, andando a estrarre soltanto quello che è la quota massima dell'edificio, che in questo caso corrisponde alla quota minima, poiché abbiamo fatto quell'operazione di differenza tra i due DTM. Possiamo andarla a inserire all'interno del buffer dell'edificato, che abbiamo del buffer dei real centroid dell'edificato, che è stato effettuato in pratica un buffer a 10 centimetri dal punto per avere quindi un poligono con cui andare a fare queste operazioni sulle statistiche zonali, perché è necessario un poligono. E aggiungiamoci ad esempio come prefisso un h underscore. A questo punto basta premere ok e possiamo vedere che è stata aggiunta l'altezza come colonna. Quindi, attraverso una semplice operazione di join, con target praticamente utilizzando praticamente come join layer Real Centroid e come target ID, è abbastanza semplice poi andare a inserire la colonna anche all'interno di quello che è lo shapefile dell'edificato che abbiamo poligonalizzato. Eccola qui.
Questi dati sono nulli perché io in realtà in precedenza già avevo effettuato questa operazione sulle statistiche zonali e ho eliminato tutti i punti che ricadevano, che avevano praticamente quote negative. Magari avevo quote negative perché qualche edificio non era correttamente poligonalizzato. Va fatta comunque una verifica su quella che è la topologia, però. Non è questo il caso di questo video in cui andremo più spediti a fare appunto a realizzare il 3D che ci serve. A questo punto poi ho semplicemente salvato questo shape così ho ottenuto con la colonna delle quote e l'ho chiamato edificato in 3D. Ed è praticamente questo presente qui, in cui io ho fatto anche una pulizia di quelli che sono gli edifici che non avevano quota. Adesso abbiamo tutto il materiale necessario per poter realizzare il 3D della nostra area. Riattiviamo quello che è la visualizzazione con Esri Satellite, giusto per avere un fondo differente e centrando un pochino la mappa andiamo adesso a utilizzare il plugin QGIS2.3.js. Innanzitutto va selezionato qui in DEM il modello di elevazione che dobbiamo utilizzare. In questo caso utilizzeremo il DTM. Ho dato come risoluzione quella massima ottenibile a questo livello di zoom, quindi con una questione del 400%, e la cosa interessante è il poter attivare o disattivare il poligono dell'edificato andando ad assegnare come altezza proprio l'altezza contenuta nel field dell'altezza che abbiamo generato con le statistiche zonali. Questo moltiplicatore è 1 perché non voglio che ci sia un aumento di quello che è l'altezza reale dell'edificio e quindi c'è questa che appunto viene definita estrusione dell'edificio. Poi nel momento in cui si clicca su Run parte l'operazione di generazione di quello che è il 3D. Ora l'operazione è un pochino lunga, quindi stoppo il video e lo riavvio al momento in cui sarà terminata. E come possiamo vedere, questo è il risultato della nostra elaborazione con QGIS2.3.js. Abbiamo praticamente riprodotto quella in 3D, la collina di Posillipo con il tratto di mare che va da Capo Posillipo passando per la Gaiola, Trentaremi, Coroglio fino a Nisida. È molto semplice. Come possiamo vedere, orbitare, effettuare uno zoom avanti e indietro, effettuare un pan e in azzurrino sono praticamente gli edifici che abbiamo convertito in 3D con una estrusione. Il risultato di questa elaborazione è una pagina HTML, quindi può essere caricata tranquillamente su un sito internet oppure può essere rielaborata con appositi programmi per l'elaborazione 3D. Con questo vi saluto e alla prossima.